Mario Nessi, Barbara Minghetti, l'interrogazione che hanno presentato come svolta civica per conoscere i costi del Natale. Vittorio, di che cosa si tratta? Cosa chiedete all'amministrazione? Dunque, noi intendiamo fare il bilancio del Natale a Como. Abbiamo presentato un'interrogazione al sindaco ormai un mese fa. Questa interrogazione contiene 12 domande e non abbiamo avuto risposta. E a questo punto abbiamo ritenuto utile per la cittadinanza quello di comparire e mettere sulla tavola i dati che abbiamo conosciuto attraverso l'analisi della documentazione del Comune. È un tema importante questo del Natale, perché se ci badate bene, è l'unico argomento evento che è iniziato ed è terminato sotto l'amministrazione rapinese. Non ci sono altri eventi di questo genere, perché tutto il resto che è stato fatto si appoggia sempre su dei progetti o attività precedenti che viene portato avanti e guarda verso il futuro. Qui invece siamo in grado di dare una valutazione proprio su un avvenimento che l'amministrazione ha fatto proprio. Non facciamo valutazione di più bello o più brutto perché sono motivi estetici, stiamo ai fatti e ai numeri. Allora, dall'esame della documentazione dei documenti, noi vediamo che l'idea dell'amministrazione era quella di perseguire quattro obiettivi: la concorrenza, la trasparenza, l'efficienza e i minori costi. Sulla concorrenza è emerso che sostanzialmente tutte le gare sono state deserte, tranne una alla quale ha partecipato una sola persona, quindi tutti affidamenti diretti. Quindi, se l'obiettivo era quello di migliorare la qualità dell'offerta attraverso la partecipazione, sotto questo aspetto non si è fatto nessun passo avanti. La trasparenza è che tutti gli affidamenti diretti che sono stati allegati alla nostra documentazione sono determine dirigenziali le quali non motivano le ragioni per cui sono state scelte alcune persone rispetto ad altre, qual è la congruità dei prezzi e qual è quindi il contenuto di vantaggio sul mercato di questa operazione. Questo non vuol dire mancanza di trasparenza, situazione di illegittimità, no, significa soltanto che non è possibile attraverso questi dati capire perché quell'affidamento diretto è stato l'affidamento più utile per la città. Poi c'è il tema dell'efficienza, qui brevemente ricorderete che a fine novembre l'amministrazione si accorse di aver presentato un piano di sicurezza, che per effetto di questo il prefetto addirittura sospese le festività del Natale nella giornata di domenica quando si giocava la squadra del Como, che è un fatto addirittura inaudito, che è il segno di una improvvisazione su temi importanti, perché evidentemente pensare a un piano di sicurezza per un'azione del genere è la cosa primaria e fondamentale. Ultimo punto, i costi. I costi di questa operazione sono stati costi significativi per la città. Il comune ha dovuto far propri costi che riguardano sia la pubblicità sia la promozione. Ha fatto proprio i costi di attività tipo i piani di sicurezza e piani antincendio non previsti, che sono stati a carico quindi delle casse comunali, e ha dovuto anche organizzare delle manifestazioni, diciamo così, di festa, di musica o altro durante Natale. Tutti questi costi sono arrivati a costare oltre 100.000 euro, a quali si aggiungono anche 20.000 euro della Croce Rossa che pretende dal comune e che il sindaco non vuole pagare. La Croce Rossa si occupa della sicurezza, appunto, di tutti, si è occupata della sicurezza di tutta questa vicenda. Ecco, tutti questi costi, oltre 100.000 euro, nelle precedenti edizioni erano esclusivamente e totalmente a carico dell'organizzazione e quindi la città non doveva affrontare questo tipo di costi, salvo un contributo nel 2019 di 11.000 euro dato dal comune alle loro organizzazioni. Quindi questa delusione per quanto riguarda i contenuti, per quanto riguarda i costi e il complesso della manifestazione. Barbara?
Allora io aggiungo solo, visto che ho fatto una bella disamina a lui molto oggettiva, che da cittadina e da consigliera spero che da oggi, mettendo da parte questa prima edizione, si lavori a un'edizione condivisa anche con Cernobbio, anche valorizzando in fondo un ente che da tanti anni con qualità organizzava Natale a Como, ma cercando appunto di interagire. La città di Como è a 2 metri dalla città di Cernobbio. Questa guerra credo che non abbia fatto bene a nessuno, quindi l'auspicio e la richiesta ulteriore è quella di una collaborazione forte, sinergica per lavorare insieme.